terza edizione di questa manifestazione chiamata Hot Carburetos. Nicola, organizzatore, raccontaci un po' di questa manifestazione, di questa giornata. Allora, questa giornata nasce praticamente da un gioco, da due amici che si mettono lì al tavolino e decidono di fare divertire un po' le persone. Noi amanti delle vespe, dei motorini e tutto quant'altro, abbiamo deciso di prendere questo pezzettino di terra, ovviamente il noleggio, diciamo, ce l'hanno offerto per la giornata, e abbiamo creato il nostro primo evento qua con i motorini. La cosa, c'è stata una bella risposta praticamente, e adesso ci troviamo alla terza edizione con più di 66 equipaggi all'attivo e siamo qua a divertirci. Vespe, motorini, moto da cross, un po' di tutto. No, moto da cross no, sono vespe, motorini, ci sono qualche pit bike che sono quelle un po' più piccoline, moto da cross non si possono usare su questi tracciati, e però tanta amicizia, tanto affiatamento e questo è quanto. Sì, il motto è divertirsi. Sempre, sempre. Ci saranno altre edizioni magari qua, altri progetti futuri? Dell'Hot Carburetor sì, sicuramente resterà, la prossima sicuramente sarà a ottobre, perché questo nasceva nel mese di ottobre, poi c'è stata tantissima richiesta, la gente voleva divertirsi, voleva passare della bella giornata e abbiamo fatto questa edizione qua primaverile, ma in realtà l'Hot Carburetor è autunnale, quindi ci ritroveremo ad ottobre, fine ottobre, per la nostra consueta manifestazione e poi andremo avanti, finché la gente avrà voglia di divertirsi noi siamo qua per loro.